Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, diciamo la preghiera di Sant'Efrem, o mio Dio e Signore della mia vita. Liberami dallo spirito di oziosità, dallo scoraggiamento, dalla volontà propria e dalle vane parole. Concedi al tuo servitore lo spirito di castità, di umiltà, di pazienza e di amore. O mio Dio e mio Signore, fa che io veda i miei peccati e non giudichi il mio prossimo, perché tu sei benedetto nei secoli. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Adesso è andato a prendere il microfono il buon Mario. Vediamo se c'è. Allora, la prima meditazione, come vi ho detto, ha come titolo un po' il tema degli esercizi. Siamo monaci, cioè per essere più precisi, monachesimo interiorizzato. Qui si tratta di capire veramente le radici della nostra vocazione, perché siamo tutti, quasi tutti, qui consacrati nella comunità dei figli di Dio. Quindi, per capire come dobbiamo vivere la nostra consacrazione, dobbiamo capire prima di tutto i termini, perché quando parliamo di monaci bisogna capire a che cosa ci riferiamo, perché non possiamo vivere una cosa se non l'abbiamo intesa, se non l'abbiamo capita. Il nostro padre fondatore ci ha dato tutti i punti di riferimento per capire questa vocazione e poi per viverla. Iniziamo allora semplicemente dai termini, quindi per intendere, ecco c'è l'alimentatore, Mario, laggiù. Per capire i termini, queste due parole, la prima è monachesimo e la seconda è interiorizzato, sono due parole. La parola prima, la vedete qui segnata sulla lavagna, monachesimo. La parola monachesimo ha un significato solo, ma col tempo acquisisce un po' una sorta di divergenza, cioè un significato nell'Oriente e un significato nell'Occidente. Vediamo però come è nato, all'inizio, cosa succede. Il monachesimo nasce all'inizio del IV secolo, dopo l'editto di Costantino. Cosa è successo nel IV secolo? Cosa ha fatto Costantino? Anno 313, ha fatto un editto, il cosiddetto editto di Costantino, nel quale dichiarava questa nuova religione cristiana non più oggetto di persecuzione. C'è da dire che nell'impero romano non è che tutti gli imperatori perseguitassero il cristianesimo in quanto tale, si andava un po' a ondate. Da Nerone, che dava la colpa ai cristiani di tutto, ad altri che invece li lasciavano esercitare la loro fede, ad altri invece che li perseguitavano ferocemente. Quindi, come cambiava l'imperatore, per esempio, le persecuzioni più feroci furono certamente quella di Decio e quella di Diocleziano. Ecco, lì, se fossimo stati sotto Decio o Diocleziano, ogni cristiano rischiava l'esistenza, la vita, la confisca dei beni, insomma, ogni sorta di persecuzione. Arriva Costantino e dice: no, basta, questa religione è ammessa e accettata. In quel momento nasce il monachesimo, perché fino a quel momento erano tutti sul chi va là, ecco, non c'era una professione, non c'erano chiese, non c'erano templi. Questi sono venuti tutti col IV secolo. La prima grande figura a cui tutti fanno riferimento di vita monastica, ecco, la nascita, possiamo dire, del movimento monastico, dobbiamo ben tenerlo presente, perché quando parte uno e dà una linea, tutti gli altri poi si riferiscono a questo, chiamiamolo padre fondatore. Chi è il primo grande padre fondatore del monachesimo? Antonio, nell'Egitto. Il cosiddetto Antonio Abate, oppure Antonio I Eremita.
da non confondersi con Antonio di Padova, perché questo è nato in Egitto. Sant'Antonio di Padova nello Sri Lanka è il santo più popolare nello Sri Lanka, sapete, abbiamo Suor Francesca che viene dallo Sri Lanka. Hanno fatto un'inchiesta nello Sri Lanka e Sant'Antonio è più popolare di Nostro Signore Gesù Cristo. Non so se lo sapevate. Nostro Signore viene al quarto posto. Prima c'è Sant'Antonio di Padova, quando c'è la processione di Sant'Antonio di Padova c'è un sacco di gente. Quando c'è la processione eucaristica ce n'è molto meno. Poi c'è, mi sembra, non so se Padre Pio, mi sembra, poi c'è la Vergine Maria, al quarto posto c'è Nostro Signore. Detto questo, parliamo di Antonio Eremita. Cosa fa Antonio Eremita, Antonio Abate? Se ne va nella grotta, beh, c'è la vita scritta da lui di Sant'Atanasio, scritta da Sant'Atanasio che andrebbe conosciuta. Sant'Antonio lascia il deserto, lascia la città e va a ritirarsi nel deserto, dove vive una vita spirituale, una vita di unione con Dio, diciamo così, portata alle sue esigenze estreme. Cioè lui non ha una regola, lui vive il Vangelo alla lettera, fino in fondo. Antonio era un laico e muore laico, non diventa sacerdote, non entra in seminario, non c'erano, vabbè. Comunque non riceve l'ordine sacerdotale e rimane un laico. Possiamo dire che si libera da tutti i legami, avete presente, aveva dei terreni, c'è la lettura il 17 di gennaio, aveva dei terreni, li vende, aveva una sorella e la lascia presso delle vergini consacrate, insomma si libera dal legame anche alla sorella, non certo affettivo, ma effettivo, si libera insomma dagli impegni che egli ha nella società e va a vivere nel deserto e vive lì senza nessun ordine religioso, senza l'idea di organizzare una vita religiosa, non gli interessa fare un convento, gli interessa vivere da solo l'estrema donazione di sé a Dio vivendo secondo il Vangelo. La parola monaco vuol dire solo, monos, solo, colui che vive da solo con il solo. Quindi il monachesimo nasce eremitico, nasce con dei singoli che si liberano da tutti per obbedire a Dio. Quando Antonio compie questo, dopo un po' che cosa succede? Che ci sono altri che lo imitano, altri che vanno a vivere vicino a lui, ma non con lui, in grotte, in spelonche, in zone del deserto. Il deserto dell'Egitto, di Scete, si popola di figure eremitiche. Potremmo dire che questo, mi alzo in piedi così mi vedono, potremmo dire che questa è la risposta alla esigenza del Signore, esigenza di Dio, dopo l'epoca dei martiri. Cioè si usa dire che quando finì la persecuzione cruenta, quindi col martirio, i monaci, o per meglio i cristiani, per dimostrare al Signore la loro piena adesione a Lui, non potendo più morire per Lui, perché non erano perseguitati, morirono a se stessi, cioè dimostrarono, vollero vivere questa donazione piena al Signore, con una vita di solitudine e di assoluta dedizione a Dio nel silenzio e nella vita monastica. Comunque è interessante vedere come pian piano il deserto si popola di monaci che vivono ognuno nella loro realtà, nella loro grotta, però hanno un certo rapporto tra di loro, ogni tanto si vedono. Cosa succede? Che c'è, tra questi monaci si crea una sorta di gerarchia, c'è quello più esperto, più anziano, che si chiama, viene chiamato come? Abba, padre, viene riconosciuto, starec è una parola russa. E allora c'è i padri più famosi, si sa più o meno dove siano, gli altri padri, i giovani che vanno periodicamente, si rifanno al padre più anziano per ricevere la cosiddetta parola di vita. Avete sentito mai? Abba, dimmi una parola.
dimmi una parola, cioè vanno da lui, stanno da lui un giorno, due o tre, ricevono la parola di vita e tornano nella loro grotta. Per esempio, ecco, questi poi detti, queste parole vengono poi radunate in raccolte e salta fuori, poi col tempo, vita e detti dei padri del deserto, che tutti voi conoscete a memoria. Ma assolutamente, Vita e detti dei padri del deserto è un libro importantissimo da conoscere. Per esempio, ho preso da Vita e detti dei padri del deserto un detto, un apostemma. Il padre Lot si recò dal padre Giuseppe a dirgli, ecco, qui è il padre Lot, che è uno appena arrivato nel deserto, che va dal padre Giuseppe, che è un esperto, un anziano, a dirgli: padre, io faccio come posso la mia piccola liturgia, il mio piccolo digiuno, la preghiera, la meditazione, vivo nel raccoglimento, cerco di essere puro nei pensieri. Che cosa devo fare ancora? Il vecchio, alzatosi, aprì le braccia verso il cielo, le sue dita divennero come 10 fiaccole. Se vuoi, gli disse, diventa tutto di fuoco. Beh, un bel detto, no? Questo qui gli dice: io prego, faccio la liturgia, sono puro nei pensieri, me la cavicchio, me la cavo, cosa devo fare ancora? Quello sì, non gli dà nessuna risposta, si alza, fa così con le dita, le 10 dita diventano fiaccole, sarebbe bello, eh? Mi ci provo anch'io adesso a farlo, mi ci provo anch'io. Diventano fiaccole, qui questo rimane turbato perché vede che le dita si sono trasformate in 10 fiaccole e gli dice: se vuoi, bello, non devi fare questo, se vuoi diventa tutto di fuoco. Beh, quello andò a casa, altro che piccola liturgia, piccolo digiuno, vivo nel raccoglimento, eccetera. Questo è un detto dei padri del deserto. Quindi siamo sul modello di monaco, di uno che si isola e fa questo. Nascono poi, subito dopo questo, nascono i cenobi. Che cos'è il cenobio? È la vita comune. Cioè questi che se ne stanno ognuno nella sua grotta, continua l'esperienza solitaria, però contemporaneamente cominciano a dire: ma anziché stare ognuno nella sua spelonca, perché non viviamo insieme? Questo, il cenobio vuol dire un gruppo di persone che vive insieme. Chi è il primo che fonda il primo cenobio? Facilissimo, via. Rischia tutto, busta 1, busta 2, busta 3. San Pacomio, ecco, preparatela. Ieri era San Pacomio. San Pacomio è uno dei primi che organizza una vita comunitaria di questi monaci. Però non vi è una vera e propria regola. Stanno insieme, ma la regola è l'abate, la regola è la vita un po' del superiore, ma è una forma molto libera. Chiaro, vivono insieme, fanno delle cose insieme, eccetera, ma non pensate a come oggi è tutta un'organizzazione. Stanno insieme, sostenendosi nella preghiera, ma rimanendo abbastanza liberi, una forma di vita comunitaria iniziale. Questo monachesimo cenobitico poi si espande in quello che adesso è la Turchia, la Palestina, la Siria, eccetera, e arriva in Occidente. In Occidente sorge un giovanotto, nato a Norcia nel 480, morto a Monte Cassino nel 543, parliamo di San Benedetto, il quale, come tutti sanno, non approfondiamo, sto solo facendo una carrellata storica, di questa forma cenobitica invece si siede, scrive una regola, che si chiamerà poi la regola di San Benedetto, la quale è una sorta di capolavoro per quanto riguarda l'equilibrio, la regolazione della vita tra preghiera, lavoro, vita fraterna, eccetera, che tuttora funziona, sono passati 1600 anni, tuttora è la base della regola dei monaci che in Occidente si rifanno San Benedetto, i monaci benedettini. Questa regola viene presa vincolante per tutti i monasteri che pian piano si formano
fino al Medioevo, tutto il primo millennio è formato da questi monasteri. Chi entra nella vita monastica nell'Occidente si rifà alla regola di San Benedetto. Il monaco nell'Occidente assume questa regola. Tutto il monachesimo del primo millennio è monachesimo benedettino. Pian piano scompare la forma eremitica, rimane sempre qualcuno che va a fare l'eremita, ma pian piano si crea l'idea che il monaco non è più quell'eremita che era partito per la grotta, ma è quello che vive la forma organizzata della vita monastica nel monastero. Siamo ancora nell'Occidente. Pian piano questo benedettinismo si specializza e sorgono altre famiglie religiose monastiche che hanno come base San Benedetto, ma un po' diverse. Faccio un nome, i Certosini, faccio un altro nome, i Cistercensi, faccio un altro nome, i Trappisti. Conoscete questi nomi? Chi li ha fondati i Certosini? Uno, due, tre. Chi ha fondato i Certosini? San Bruno. Oh, la Daniela sa tutto, si è preparata. Bruno, un tedesco, nato a Colonia, un San Brunone. Poi, detto italianizzato, San Brunone. Chi li ha formati? Cistercensi. Questo è più difficile. Chi li ha fondati? Coraggio, provateci. San Filippo Neri, vabbè, ho sbagliato. Cistercensi, San Roberto di Monesimo. Comunque il più famoso cistercense è San Bernardo. Poi nascono i trappisti, non vi chiedo chi l'ha fondati, anche perché non lo so nemmeno io. Dunque, andiamo avanti però. I camaldolesi, ecco i camaldolesi, chi li ha fondati? Dai, via. Comincia con R. Roberto Vecchioni, San Romualdo. Attenzione, prendiamo le file. Vedete come l'Occidente sente il bisogno di sottoclassi, di specializzarsi. Mentre questo avviene in Occidente, in Oriente, questo non avviene. Cioè in Oriente c'è la forma di vita monastica, associativa, i monasteri, eccetera, in quella forma un pochino più libera, che va avanti per conto suo. Non ci sono mai fondatori di altri ordini monastici. Tant'è che tuttora nell'Oriente, se voi dite i monaci, sono sempre quelli, non ci sono i monaci, trappisti, certosini, cistercensi, riformati, premonstratensi, eccetera. Sono i monaci. Sono quelli che vivono nei conventi, nei monasteri, pensate al Monte Athos, pensate a tante forme, abbastanza libere. In Oriente non c'è questa organizzazione, sono soli o a gruppetti piuttosto liberi. Pensate che in Oriente un monaco, se vuole andare via dal monastero e andare in un altro monastero, può farlo, cioè non deve chiedere permesso a nessuno, deve solo chiedere se il nuovo monastero, l'abate del nuovo monastero, lo accoglie. Ma se dice io me ne vado da San Sergio, vado in un qualsiasi altro monastero, mettiamo in Italia così, se là mi vogliono ci vado. Per noi è stranissimo quello, ma come? Io mi sono impegnato qui e qui devo morire. Là invece i monaci hanno questa molta maggiore libertà. All'inizio il monaco è comunque, ha come caratteristica quella che non si sposa. Per servire meglio il Signore. Quindi la figura monastica del primo millennio, anche adesso, che sia organizzato o che non sia organizzato, è colui che vive nella verginità per vivere meglio la sua donazione al Signore. Nell'Occidente si formano queste altre realtà monastiche, salta fuori San Francesco, il quale dice di voler vivere anche lui il Vangelo alla lettera, però non sente di farsi monaco. Cioè vuole vivere il Vangelo alla lettera,
ma non in un monastero benedettino. Vuole rimanere libero. Sentite cosa dice San Francesco nell'Attestamento, numero 16, 116. Dopo che il Signore mi donò dei frati, nessuno mi diceva che cosa dovessi fare. Ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Francesco dice, ma io ho avuto questa esperienza di Dio. Mi trovai a fianco tanti giovani che volevano vivere come me. Mi guardai attorno, c'avevo tanti frati attorno. Ma nessuno mi diceva come dovevo vivere, cioè cosa dovevo fare. Non voleva farsi monaco, dunque. Allora l'Altissimo mi ispirò, mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo, cioè vivere il Vangelo. Non era questo quello che facevano i monaci nei primi secoli. Andavano a vivere nella grotta il Santo Vangelo alla lettera. Tant'è che Francesco dice il Vangelo va interpretato sine glossa, senza interpretazioni, senza parole, senza spiegazioni. C'è il Vangelo alla lettera, però non nel monastero. Allora sorge qualcosa di nuovo, cioè uno che vuole vivere come un monaco, ma non nel monastero, non nella regola, non in San Benedetto. La Chiesa deve inventare una parola per definire questo tipo di ordine. E sapete che parola inventa? Francesco non è un ordine monastico, ma il suo tipo di ordine si chiama Matteo. No, 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 nix. La Chiesa inventa una parola, un ordine mendicante. Non sapeva cosa dire, perché Francesco andava a mendicare, allora dice questo è un ordine mendicante. Salta fuori San Domenico e quello è un ordine predicante. No, no, ormai la Chiesa aveva inventato mendicanti, diventano tutti mendicanti. È un ordine mendicante, ma è una parola inventata dal diritto, dalla Chiesa, per sistemare questi, che non erano dei monaci con la regola di San Benedetto, vi ho detto che in Occidente o uno è monaco con San Benedetto o niente, ma erano altre cose. Poi quando va avanti la Chiesa in Occidente, arriviamo poi verso il 1500, il Concilio di Trento, sorgono una marea di altre specializzazioni, di ordini. Francesco prende questo fatto del mendicante, Domenico prende il fatto della predicazione, Ordo Predicatoris. Ma poi quanti ordini sono sorti per la carità, per l'aiuto alle persone bisognose? Per i malati, vogliamo fare d'esempio, i teatini, i carmelitani, i gesuiti, non vi sto a chiedere chi sono i fondatori perché sono famosi, poi ce ne sono tantissimi. Nel 1600 sorgono i gesuati, non gesuiti, gesuati. Chi è il fondatore? Oggi mi diverto a fare le domande perché nessuno le sa. Il beato Giovanni Colombini, ma poi comunque ce ne sono tantissimi altri. Vita attiva, vita contemplativa, tante spiritualità. Ma che cosa succede? Il monachesimo diventa una delle spiritualità. Era stata per 1200 anni l'unica in Occidente forma di spiritualità, in Oriente continua il filone, vedete? Monachesimo. Valli del deserto, cenobi, in Oriente continua il filone monastico, l'unica spiritualità. In Occidente varie congregazioni. Allora ci può essere una spiritualità gesuitica, una spiritualità domenicana, una spiritualità, che pare, di tutti i fondatori. Se andate a dire a questi in Oriente, dicono no, 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 c'è una sola spiritualità cristiana, ovviamente, quella monastica. Adesso cominciamo a capire perché il padre Barsotti dice guardate in Oriente, guardate la Russia, guardate là. Ovviamente sono tutte legittime, tutte buone, nessuno sa dire
questo è meglio, questo è peggio. Io vi sto solo facendo la storia, vi sto dicendo che c'è un frazionamento enorme nel nostro Occidente di spiritualità, ma la cosa che a noi, non dico dispiace, ma sta di fatto che appunto il monachesimo diventa una delle spiritualità. Mentre invece in Oriente era ed è l'unica spiritualità, per tutti, anche i laici sposati. Un vescovo di primi secoli, del V secolo, San Giovanni Crisostomo, veniva da una famiglia la cui madre, la cui nonna, erano intrisi di questa spiritualità monastica, per laici. Quando poi diventa vescovo di una grande diocesi come quella di Costantinopoli, continua a chiedere alle persone che vivono nella sua diocesi, se vi leggo, di vivere secondo questo spirito. San Giovanni Crisostomo esprime chiaramente l'identità dell'ideale monastico con quello cristiano, cioè dice il cristianesimo e il monachesimo sono la stessa cosa, anche per coloro che vivono nel mondo, e scrive: quelli che vivono nel mondo, benché siano sposati, devono vivere tutto il resto, devono in tutto il resto essere simile ai monaci. San Giovanni Crisostomo ricorda ai coniugi, con particolare insistenza, che anche a loro è possibile vivere una vita ascetica. L'ideale della perfezione è lo stesso. A una stessa cosa anelano il monaco e il laico. Gli stessi sono i mezzi che usano per raggiungerla. La mortificazione, la preghiera, la lettura dei testi sacri. Scrive Giovanni Crisostomo, se il matrimonio o l'educazione dei figli fosse un impedimento per il cammino delle virtù, allora il creatore del mondo, per non metterci degli ostacoli in cose tanto essenziali e importanti, non l'avrebbe istituito. Dice Crisostomo, se il matrimonio fosse un impedimento per vivere la perfezione, il Vangelo sine glossa non l'avrebbe istituito, perché Dio ci vuole mettere degli ostacoli. Il ragionamento è logico, no? Tutti devono tendere alla perfezione. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro. Mica Dio dice, chi si sposa e non ce la farà. E allora? No, chi si sposa ce la farà. Allora, Crisostomo dice, il laico deve vivere come un monaco. San Giovanni Crisostomo nel V secolo, un vescovo, e scrive una lettera pastorale. Attenzione cosa scrive. Per ciò che riguarda la preghiera, San Giovanni Crisostomo, come vescovo, è di un'esigenza che oggi ci meraviglia. Egli scrive questa lettera, il testo è commento a lettere agli ebrei, scrive comunque ai laici, la notte non è fatta per dormire. E pensavate fosse fatta per dormire, eh? Aspetta un attimo. La notte non è fatta per dormire continuamente, ma c'è una parola, scusate, e riposare continuamente. Alzati anche tu, vedi il coro delle stelle, che profondo silenzio, che grande quiete. L'anima è più limpida, più lieve, più sottile, più libera. Le tenebre e il grande silenzio spingono la compunzione. Inginocchiati, prega, domanda a Dio che ti sia propizio. La preghiera notturna lo commuove di più. Anche tu devi fare così, non soltanto tua moglie. No, interessante questo. Cioè, lui scrive, sembra che scriva agli uomini, attenzione, scrive ai fornai, panettieri, professionisti, soldati, a tutti, alle sue pecorelle. Quindi evidentemente le mogli si alzavano perché dice non soltanto tua moglie, anche tu devi fare così, o uomo, la casa sia costantemente una chiesa
per l'uomo e per la donna. Se hai dei figli, svegliali, e vera preghiera sia la tua casa durante la notte. Se hai dei piccini, dei piccoli, che più degli altri hanno bisogno del sonno, dicano l'una o l'altra orazione e poi si rimettano a dormire. Cioè, immaginate la lettera pastorale di Monsignor Arrigo Miglio, voi qui cagliaritani, lettera pastorale, cari fedeli della diocesi di Cagliari, uomini e donne comprese, darei la direttiva di svegliarvi di notte. Svegliavi tutte le notte, mettetevi in ginocchio, pregate un'ora, e dice anche figli grandi, adolescenti, eccetera, ragazzotti, ragazzoni, se avete proprio dei bambini piccoli, non dice fateli dormire, no, i bambini piccoli svegliate anche loro, dice però siccome sono piccoli dicono l'una o l'altra preghiera e poi si rimettono a dormire. L'asceta cerca Dio. Nel suo cammino verso Dio egli non trova una via bella e spianata. Questo è il commento di Anselmo Stolz. L'asceta deve confessare la sua impotenza davanti a un'impresa così ardua, qual è la propria perfezione. E per questo motivo non si ferma mai di cercare Dio. Chi cerca è segno che ha perduto qualcosa. L'asceta cerca Dio perché è convinto di averlo perduto. E allora nella continua ricerca a lui, ecco che mette in pratica questi accorgimenti. Ma io vorrei sapere non solo se il vescovo dice una cosa del genere e viene sbeffeggiato, ma anche se ve la dico io, ai signori della corte. Eppure sappiate che c'è qualcuno nella comunità dei figli di Dio, il primo ramo, che si sveglia di notte, che fa una preghiera, un'ora anche, e poi si ritorna a dormire. Sappiate che c'è tutte le notti chi fa questo, con tanto di sveglia, non mi sveglia l'angelo custode, che quello una volta funziona, a volte non funziona, con tanto di sveglia. E ho in mente anche una coppia, marito e moglie, che fanno proprio questo, però i figli non hanno il coraggio di andarli a chiamare, ma insomma loro due si svegliano, dicono l'ufficio delle letture, la coroncina della Divina Misericordia e poi si rimettono a dormire. A letto o si alzano, chiederò la prossima volta. Non lo so però, ma questo non è un dettaglio che no. Però sono informato sul fatto che lo fanno. Andiamo avanti. Avete visto allora il monachesimo. Stiamo già cominciando a capire perché il padre ci spinge, pur vivendo nell'Occidente, almeno noi, a guardare in Oriente. Cioè adesso ignoriamo completamente tutte le forme monastiche da San Benedetto in poi, pur avendo come padre San Benedetto uno dei patroni, ma dopo vediamo San Francesco. Andiamo alla seconda parola, interiorizzato. Sono andato a vedere sul vocabolario cosa vuol dire interiorizzare. Esperienza trasferita all'interno della propria coscienza. Questa è la parola italiana, va bene? Che cos'è una cosa portata nell'interiore? È un'esperienza trasferita all'interno della propria coscienza. Come vi dicevo, in Oriente è normale per un battezzato essere monaco dentro. Interiormente un battezzato, compreso che si sposi o non si sposi, che lavori o non lavori nel mondo, è secondario. In Oriente il battezzato sente di vivere la perfezione del proprio stato con la spiritualità monastica. Da noi invece i monaci sono solo quelli che seguono una regola benedettina. O cistercense, o trappisto, quello che volete. Se io dico a voi la parola monaco, nella vostra testa subito si accende la figura, quello con l'abito, col cappuccio, la liturgia, il chiostro, l'abbazia e il monastero. Padre Vigo Barsotti dice: non ci rifacciamo a questo monachesimo. In una circolare che vi darò alla fine,
che poi leggerete, dal titolo Siamo monaci, nel 1993 scrive, ma questo ve la do quindi, siamo monaci perché non vogliamo dimenticarci che Dio deve essere il primo amato, che Dio deve essere la meta ultima del nostro cammino, il nostro monachesimo deve essere libero da regole, attenzione, l'ho scritto lì. Parola equivoca, o meglio, equivocabile, per dire, ah, ma allora faccio quello che voglio, libero da regole, vedete come siamo noi occidentali, non ci interessa cosa devo fare, cosa non devo fare. Una volta uno che si doveva consacrare mi disse, ma una volta consacrato, che cosa non posso più fare? Ma come? Aspetta. Per dire, ma non è consacrato o meno, come cristiano, queste cose non puoi farle, X, Y, Z. Il consacrato deve continuare a non farle, non è che si consacra, quindi vedete come siamo fatti noi. Bene, il nostro monachesimo deve essere libero da regole, scrive il padre, che impediscono a tutti di sentirsi fratelli, di vivere tutti uno stesso cammino. Il padre Barsotti dunque ci spinge a un monachesimo interiore. Nel quale in vita interiore non ci sono regole se non vivere il Vangelo alla lettera. Va bene? Questo è il nostro monachesimo e questo deve essere la potenza della vita interiore, raggiungere il perfezionamento. Se viene qua un vescovo in questo momento, vede me e Martino Antonio con l'abito e gli diciamo siamo una comunità monastica, cosa capisce? Che ci sono tre monaci in barca, come dice il romanzo, e anche le sorelle qua, e gli altri sono uditori, ascoltatori, esercizianti, vero? Dovremmo dire, qui siamo 56 monaci, e il vescovo dice, ma ne vedo tre, ne vedo quattro. Vuoi subito dire, no, ma eccellenza, devi guardare il monachesimo interiore, non senza libero da regole, interiorizzato, tutto questo. Feci la stessa cosa io con mio papà quando gli dissi che entravo nella vita monastica, lui non voleva, perché voleva la vita religiosa, però io gli feci allora c'erano circa 600 consacrati, 1983-82, non erano neanche 1000, erano un pochino meno. Allora gli dissi che c'erano 600 consacrati, un pochino si rincuorò. Quando mi portò a Casa San Sergio vedendo che non c'era nessuno, si voltò e disse, gli altri dove sono? Allora disse, papà, siediti che ti spiego come funziona adesso. Quando gli dissi che in realtà non c'erano, cioè, erano sì, io feci tutto il bel discorso dei consacrati, del mondo, compagnia, ma non lo capì, diciamo, quindi diciamo che si infuriò leggermente. Bene, se invece venisse qua un vescovo orientale e dicessimo, Eccellenza, noi siamo un gruppo di persone che pregano, che vogliono perseguire la vita religiosa, capirebbe immediatamente che qui ci sono 56 monaci. Lo capirebbe subito, perché seguono un padre, uno starez, un maestro, quello che volete. Pensate che addirittura in Oriente, quello che adesso è il nostro terzo ramo, cioè chi vive la vita virginale in casa può portare un abito, da suora se vuole, o anche da frate, e vive in casa come Santa Caterina al Siena, che stava in casa, aveva 16 fratelli, immaginate la confusione che c'era in casa, ma più di 16, ho perso il conto, aveva fratelli e fratellini per un certo periodo, tant'è che si era costruita uno spazietto dentro, tipo una cabina da spiaggia, dentro la casa, e quando voleva stare un po' raccolto andava lì, ma fuori c'era confusione lo stesso. Bene, questo è il monachesimo orientale che non ha la percezione dell'abito, c'è l'abito, i monaci ce l'hanno, ma non è una cosa diversa rispetto al monachesimo di due forme, chi vive insieme e chi non vive insieme. Cioè, in altri termini, in Oriente ci sono i monaci esteriori, ma sono tutti monaci interiori. I monaci esteriori, cioè con l'abito, che vivono nel monastero, andate a Monte Athos, sono quelli, va bene? Quindi sono monaci esteriori ed interiori.
Tutti gli altri sono monaci interiori, perché, come vi dicevo, hanno questa spiritualità monastica. Noi dobbiamo allora imitare, in un certo senso, questo tipo di monachesimo, portandolo nella nostra coscienza, coglierne la sostanza. Ecco il lavoro che faremo in questi giorni. Cosa significa vivere il Vangelo alla lettera? Qual è la sostanza? Tornare a questa sostanza. Vivere questa sostanza di un monachesimo interiore. Vi leggo adesso quello che scrive, quello che mi ha scritto una nostra sorella che si chiama Lucrezia, che posso citare tranquillamente, la quale ha fatto delle schede sul monachesimo interiore e scrivendo una di queste schede dice: vorrei fare un mio ricordo quando io vissi il mio aspirantato nel gruppo di Viareggio. Notate che questa Lucrezia, quando si fece aspirante a Viareggio, lei aveva, non so, 8 anni, 30, 35, il gruppo di Viareggio, la più giovane, ne aveva 80. Quindi c'è proprio questa discrepanza tra la vecchia generazione e questa. Nel mio periodo, incontrai il gruppo di Viareggio un po' attempato. Io ero la giovane, l'unica che fosse in grado di guidare la macchina, anche questo è interessante, per un percorso lungo. Nel maggio del 2002, questo storico gruppetto di Viareggio, uno dei primi della comunità, espresse il desiderio di andare a trovare il padre a casa San Sergio. Per loro sarebbe stato un grande dono poter tornare là, passare qualche ora con l'amato padre con cui avevano condiviso tutta la vita. In effetti Viareggio è il primo gruppo fuori Firenze, nasce nel 1948-49, siamo proprio agli albori. All'epoca c'erano viventi ancora alcune di queste. Si partì in quattro per l'avventura e arrivammo a Settignano. Nella grande semplicità di quella giornata ricordo la profonda comunione del padre con quelle sorelle, in particolare con Anna Ferrari, una delle prime. Io conoscevo quasi niente della nostra spiritualità, ma capii subito che non si trattava di una comunità monastica come le altre che avevo conosciuto in passato. Pensate a questa ragazza che accompagna le quattro vegliarde dal padre pensava di portarle, forse lei non c'era mai stata a San Sergio, il primo passaggio che fece, quindi avevano parlato di questa comunità e la percezione che ha quando entra in questa casa nel vedere il rapporto tra il padre e le quattro vegliarde. Capì che mi trovavo in un posto come non avevo mai conosciuto in passato. Si entrò in quella casa con grande rispetto. In refettorio c'erano dei fratelli vestiti con un abito e altri vestiti come noi. Non so chi fossero, forse c'ero anch'io, non so. Non conoscevo nessuno, ma si mangiò tutti insieme e tra il padre e l'Anna Ferrari, c'eri tu Martino? 2002, sì, c'ero, sì. Tra il padre e l'Anna Ferrari si creò una comunione così profonda che compresi, anzi, assorbì quasi inconsapevolmente il nostro carisma. Non c'era nessuna regola stretta, nessuna barriera, nessuna clausura. Sebbene non si avvertisse il peso di alcuna imposizione, il clima di quel luogo era veramente accolto, sacro, direi. E il padre, la sua profonda vita interiore che imponeva il rispetto di quel luogo e non permetteva che si uscisse da quel clima che trasudava dalla casa. L'unione era strettissima e concreta, viva, reale, era un'unione che davvero portava noi che venivamo dal mondo in un clima speciale a contatto con quella presenza con la P maiuscola che si viveva in quella casa, compresi allora la grande apertura di cuore di questo vecchio padre, che nella predicazione come nella vita continuava a ripetere che nessuno poteva esservi estraneo. Ebbene, di questa visita di Lucrezia e di Anna Ferrari
incredibilmente abbiamo la testimonianza visiva, abbiamo il video. Perché questa Lucrezia, prima di entrare nella vita comune, andata via la voce, prima di entrare nella vita comune, no, è tornata, montava dei video, lavorava per la curia come esperta di video, eccetera, e si era portata la cinepresa. Per cui io l'ho rivista questa, e domani sera la vedremo, a Dio piacendo, vedremo. Che cosa? Una cosa, c'è un po' di confusione, si sentono delle voci, ci sono io che faccio il pagliaccio, vabbè, quello è il ruolo, diciamo. Però si vede quest'anno a Ferrari, quindi se voi non l'avete conosciuta, la vedrete lì, che comincia a parlare col padre e cominciano a parlare di ricordi del passato, e lei li filmava tutti quanti. È veramente commovente, veramente bello vedere il padre, è morto pochi anni dopo, quindi si vede la sua anzianità, come vive. Allora la Lucrezia dice che è aspirante, che entrando lì, vedendo questo, capì immediatamente cos'era questa spiritualità. Capì questo monachesimo interiore che il padre Barzotti, stimato, celebrato, scrittore, quello che volete, viveva con questa donna, Anna Ferrari, che invece era una donna normale, semplice, del popolo, che viveva a Viareggio, faceva la sua vita. Poi li vedevo allo stesso livello, ma un'altra notazione bella è la sacralità del luogo, cioè quello che fa il monachesimo è la persona che rende sacro il luogo. E devo dire che questo lo avvertì anch'io nel 1981, quando per la prima volta entrai a San Sergio. Cioè, venivo dal mondo delle luci, dei colori, dei suoni, dei frastuoni, avevo 20 anni, arrivai lì, mi trovai in questo mondo ovattato, si parlava sottovoce, luci basse. Si girava in pantofole e quest'uomo che piangeva durante la messa. Io dissi: ma dove sono capitato qua? Cosa sta succedendo? E allora cominciai a parlare con lui, ma ebbi la stessissima percezione, cioè il luogo sacro, non l'abbazia, se vado a Fiastra o se vado a Monte Cassino. Non ce l'ho questo, non so voi siete stati a Monte Cassino, a parte la torma dei turisti, eccetera, ce l'ho poco, in certe abbazie no. Ce l'ho questo, ma provate a vivere questo in una casa normale, perché San Sergio è una casa normale, non è che non c'è niente suggestivo dall'esterno, non ci sono chiostri, che ne so, una cosa medievale, un'abbazia come può essere Fossanova, Casamari, queste cose stupende, tu entri e rimani senza fiato, la casa. Ecco, poi vi dirò domani, dopodomani, che le nostre case dovrebbero essere così, uno entra, tac. Entra nella casa sacra, perché c'è il monaco dentro, c'è il monaco. E il padre era riuscito a fare questo. Chi di voi ha conosciuto e ha potuto fare questa esperienza, credo possa confermarla. E questo lo dico a me, Martino e Antonio, tutti quanti, dobbiamo perpetuarla. Se adesso uno viene a casa San Sergio, o al Sasso, dove siamo noi, e gli sembra di entrare in una casa così, normale, dove si ride, si scherza e si prega anche, ma non c'è questo senso di sacro. Dobbiamo lavorare allora ancora un poco. Dobbiamo lavorarci. Bene, andiamo verso la conclusione perché ho un altro passo da leggervi di San Francesco. Ricordo personale sempre di Lucrezia. Ricordo ancora il padre negli ultimi anni della sua vita. Io stavo a Firenze e lo portarono a un'adunanza. Fu l'ultima adunanza a cui egli partecipò. In quell'omelia egli continuava a dire: non parlatemi di Bernardo, non parlatemi di Benedetto. Io non avevo capito cosa intendesse dire, non stava certo nominando i due fratelli Ravano. Non parlatemi di Benedetto, non parlatemi di Bernardo. Cosa sta succedendo qua? No, parlava di San Benedetto e di San Bernardo, due giganti della vita monastica. Ma perché diceva non parlatemi di Benedetto, non parlatemi di Bernardo? Lo compresi qualche anno più tardi, quando trovai nelle fonti francescane che questa frase l'aveva detta prima San Francesco. E adesso vi leggo cosa dice San Francesco. Siamo appunto San Francesco. Tratta dalla Leggenda Perugina numero 114. Mentre Francesco era al capitolo generale, detto delle stuoie,
nota, capitolo delle stuoie, era presente il cardinale Ugolino. Fu fatto nel 1221, nel giorno di Pentecoste. C'erano 5.000 frati, ben grande, eh? È una adunata enorme di San Francesco con 5.000 frati. Si tenne presso la Porciuncola, intervennero 5.000 fratelli, molti di questi uomini di cultura, i quali accostarono il cardinale Ugolino, il futuro Papa Gregorio IX, che a sua volta partecipava a quell'assise capitolare, c'era anche un cardinale. Gli chiesero, questi frati più intellettuali, che convincesse e persuadesse Francesco a seguire i consigli di frati dotti e a lasciarsi qualche volta guidare da loro. Bello, eh? Convinca San Francesco a farsi guidare anche dai frati più dotti. Facevano riferimento alle regole di San Benedetto, di Sant'Agostino e di San Bernardo, che prescrivono questa o quest'altra norma al fine di condurre una vita religiosa bene ordinata. Udita che ebbe Francesco l'esortazione del cardinale su tale argomento, lo prese per mano, lo condusse davanti all'assemblea capitolare e disse, Francesco prende per mano il cardinale, va davanti ai frati e dice, beh, è presente Francesco, è giusto che prenda la parola, cosa le dite? E lui ha fatto tutto. Fratelli, fratelli miei, Dio mi ha chiamato a camminare la via della semplicità e me l'ha mostrata. Non voglio quindi che mi nominiate altre regole, né quella di Sant'Agostino, né quella di San Bernardo, né quella di San Benedetto. Il Signore mi ha rivelato essere suo volere che io fossi un pazzo nel mondo. È scritto così, letteralmente. Mi ha rivelato che io fossi un pazzo. Bella vocazione. Nel mondo. Questa è la scienza alla quale Dio vuole che ci dedichiamo. Questa è per noi. Egli vi confonderà. Attenzione. Egli vi confonderà per mezzo della vostra stessa scienza e della stessa sapienza. Io ho fiducia nei castaldi del Signore. Nota in margine, castaldi, che era il modo in cui si chiamavano i demoni. Io allora quindi ho fiducia nei demoni del Signore. No, in questo caso è il demonio servo del Signore, servo inconsapevole del Signore, di cui egli si servirà per punirvi. Alla faccia del linguaggio di Francesca, oh! Francesco, ti diamo la parola, e gli spara addosso questa cosa qua, cioè non solo dice non voglio né Bernardo né Agostino né Benedetto, avete scelto questo, io adesso chiedo che il Signore, no, non lo chiedi, ho fiducia che Dio userà i demoni per punirvi, allora volenti o nolenti farete ritorno con grande vergogna alla vostra vocazione. Stupì il cardinale a queste parole e non disse nulla e tutti i frati furono pervasi da grande timore. Ma che bello questo passo, vedete come sono i fondatori, dare la parola ai padri fondatori è pericoloso. Gli dice, vogliamo darti una regola, cosa pigliamo? Benedetto, Antonio, Agostino, dici tu, e poi manovrano il cardinale perché lo convinca, adesso prende la parola e dice, né l'uno né l'altro, Dio mi ha rivelato che devo essere un pazzo nel mondo. Scrive appunto il capitolo del 1222, Signore dà questa vocazione, a me Francesco dice questo, rifiuta la forma benedettina, monastica, ma non rifiuta il monachesimo nel suo senso più profondo, anzi lo rinnova, perché il monachesimo nel significato originario significa vivere il Vangelo e nient'altro. Ciò che è essenziale del monachesimo con Francesco riemerge più vivo e dà nuovo vigore alla vita religiosa. Francesco ci fa capire bene la differenza tra la forma e la sostanza, il cuore del monachesimo che altro non è che vivere la vita di Cristo.
Bene, se capisco questo, essere pazzo nel mondo, dobbiamo esserlo anche noi. Ma attenzione, non è che il pazzo fa quello che vuole, eh? Il pazzo è quello che va controcorrente, è quello che si mette la mente in gioco davanti a tutti, è colui che vive radicalmente il Vangelo e alle estreme conseguenze significa fino al martirio, fino al martirio. Non vogliamo usare la parola fondamentalista perché oggi ha un'accezione negativa, anche se in realtà fondamentalista vuol dire una cosa buona, perché voglio vivere questo fondamento fino in fondo. Allora usiamo la parola fino alle estreme conseguenze. Ma questa è un'esigenza della nostra consacrazione, scusate. Quando leggiamo la formula di consacrazione, quella lunga, la dite mai? La triplice consacrazione. A un certo punto si dice offro tutta la mia vita fino all'effusione del sangue. Ora diciamo questo. Quindi fino all'effusione del sangue significa fino alle estreme conseguenze. L'abbiamo fatto e lo diciamo. Bene, gli ultimi tre punti li tratterò oggi nel pomeriggio. Cioè come vivere radicalmente il Vangelo fino alle estreme conseguenze nella spiritualità monastica. Abbiamo capito che il nostro monachesimo è questo. Siamo passati dai pali del Cenobio, dai pali del deserto al Cenobio, al monachesimo orientale. Prendiamo San Francesco patrono della comunità, non perché ci facciamo francescani, ma perché vogliamo vivere come paci del mondo. Io sì, voi non lo so. Volete? Sì, vabbè. La parola pace piace, però dopo quando vi dico cosa dovete fare, dopo mi direte, ma perché non ci dai una regola e osserviamo, diciamo le quattro preghiere e siamo a posto con tutti? Bene, Vangelo fine glossa per la spiritualità monastica sono tre punti. Fuga dal mondo. Staremo oggi pomeriggio sul significato di questa parola, la fuga immobile. Lotta contro il demonio, questo è proprio della spiritualità monastica che riguarda ciascuno di voi, desiderio del paradiso, desiderio del cielo. Sono quei tre punti che caratterizzano ogni vocazione monastica da vivere, chi nel monastero, chi nel matrimonio, chi nella verginità consacrata stando nel mondo, insomma come noi la comunità dei figli di Dio. Aspetti da vivere in forma diversa, ma per i consacrati. Ho concluso.